così va bene come sei Sì, dai, mi si inquadrata. vede più o meno. Allora, ciao a tutti. Ciao. Questa volta mi paleso nuovamente e parzialmente si palesa anche mia Sin madre. troppo, Sin fidatevi. troppo, ecco, cerchiamo di coprirla. E niente, come mai ci palesiamo? Per fare per l'appunto un video tag che è il mio Natale, tag il mio Natale. Perché voglio fare questo tag? Perché l'ho visto sul canale di Sontina F, quindi di Caterina, e l'ho visto anche sul canale di True Colors, quindi il canale di Riccardo per l'appunto. E questo tag leggo perché non mi ricordo onestamente i nomi delle ideatrici, perché l'ho scoperto appunto tramite le persone di cui ho fatto il nome prima, sono Vincenza ed Antonella. E comunque nell'info box metterò i link di tutte queste persone, anche se suppongo che già le conosciate. E niente, iniziamo però con le domande. La prima domanda è: cosa significa per te il Natale? Rispondi prima te. Famiglia, gioia e tornare bambini. Allora, per me il canale, il Natale significa calore, sì, una sensazione di calore, non so perché mi dà questa idea. Poi lo stare in famiglia, giochi, mi vengono in mente. Quindi quando uno fa tipo almeno io e lei avevamo questa usanza di fare alcuni giochini, ti ricordi? Sì. Che facevamo vari giochi da tavolo, si vincevano dei premietti, cose di questo genere, quindi mi viene sempre in mente come ricordo anche quello. E poi vabbè, come dicevo, appunto, lo stare in famiglia, stare tutti insieme, riuniti, questi pranzi che durano più del dovuto, e arrivi a casa di solito sempre con un mal di testa allucinante perché non ce la fai più. E dici, questa volta è andata, dai. Esatto, anche questa volta sono sopravvissuta, ma ricorda questo. Qual è stato il primo regalo che ricordi di aver ricevuto? Cicciobello, assolutamente. Dentro a una scatola immensa rossa è la mia grande gioia che dicevo grazie, Babbo Natale. Che bello. Ebbene sì. E il primo regalo che ricordo di aver ricevuto, non me lo ricordo. Non lo so, anche perché il primo Natale che ho passato, cioè, nel senso, la prima volta che ho vissuto il Natale avevo un mese. È difficile Quindi non mi ricordarsi. Anche ricordo perché io sono nata a fine novembre, per cui non posso ricordarmi che perché regalo credo avessi che per nostra ricevuto. fortuna avevi un mese zero regali. Infatti, a un neonato non so cosa si possa regalare. Comunque, in generale, non mi ricordo. Cioè, mi ricordo alcuni regali a venire che mi hanno fatto piacere, tipo la casa di Amtaro, la Clubhouse, la casa delle Doremi, questi regali qua, oppure prima forse anche tipo le cose della Barbie, queste cose qua. Il primo regalo che hai fatto tu? Non me lo ricordo, devo essere sincera, non me lo ricordo. Io mi ricordo di un regalo tremendo per mia madre di tazzine da caffè, che lei non beve il caffè, devo Me ancora l'avevi capire raccontato perché. pochi giorni fa. Esatto, però non so se era il primo. Mi ricordo quello perché è stato abbastanza. Io onestamente non me lo ricordo. Non mi ricordo niente. Non so qual è stato il primo regalo che ho fatto, ma Non so. qualche disegno forse? Può darsi, sì. Da bambino, non lo so, magari si fanno i disegnini. All'asilo, Sì, pensi, ma le all'asilo, quando le maestre. maestre facevano fare quei disegni per il O piccoli Natale. Sì, oggettini. mi ricordo anche una cosa che avevano fatto che era tipo una specie di, come si può chiamare, di ciotolina fatta di terracotta, C'è qualcosa ancora? del genere, non so, di Adidas, non mi ricordo Sì. esattamente, più probabile di Adidas che terracotta. E era questa ciotolina qui un po' trascina, vabbè, però ovviamente la cosa importante era il gesto. E sì, mi ricordo che appunto all'asilo si facevano tutte queste cose, tipo per la festa del papà, per la festa della mamma. Me ne ricordo uno, piccolo off topic, per la festa del papà, che era una specie di camicia con la cravatta che si apriva e dentro c'era scritto qualcosa. È E vero, ne conserviamo ancora tutte queste cose tutte. noi. Il tuo addobbo natalizio preferito? C'è l'imbarazzo della scelta nel tuo caso, immagino. Nel mio caso c'è l'imbarazzo della scelta. Non lo so, sicuramente uno Disney. Naturalmente, forse. Boh, forse direi.
Sono indecisa tra due, che è Tokkins, che sarebbe praticamente l'orologio della Bella e la Bestia. Non li tolgo perché sennò faccio cadere tutto. E Topolino, che si guarda per l'appunto allo specchio. Allo specchio vede un ritratto di se stesso da giovane. Magari poi ci faccio delle foto e le allego. Il tuo? Sicuramente sono cose esteticamente più brutte, che però mi ricordano pelosetti che sono passati o più musetti. Quindi un alberello di Natale minuscolo che noi addobbavamo per i Quello sì, nostri esatto, animali. ne facevamo un piccolo alberello di Natale e non ci avevo pensato a quello, perché dicendo addobbi pensavo alle cose da Sì, è appendere talmente sull'albero. piccolo, vabbè, a parte che con tutti questi altri. Abbiamo tanti alberi in casa, ne Li abbiamo. Aspettate che adoriamo. sto facendo mente locale. 1, 2, 3, 4, 5 Sono e 6 o 6. 7, se contiamo anche questo che avete fatto Questo tu e il qui. tuo fidanzato. Esatto, quindi sono circa 6 o 7, tanti. E appunto quella storia di questo alberello è che noi praticamente facevamo finta che quell'alberello fosse per l'appunto degli animaletti, quindi tipo del mio criceto, cose di questo genere. E quindi è un ricordo dolce e amaro in un certo senso, Sì. no? Poi, albero o presepe? C'è ancora da Albero. domandarlo? Per me è albero, non lo so, mi mette gioia mettere tutti gli addobbi, cioè tutte le decorazioni sull'albero, farlo magari anche a tema diverso, mi distrae molto. Il presepe invece è qualcosa che rimane un po' più statico, perché alla fine, cioè forse è più significativo il presepe da un lato simbolico, religioso naturalmente, però l'albero è qualcosa che mi dà più gioia fare. Quindi Concordo, dico sì. l'albero per quel motivo. Hai tradizioni per la vigilia di Natale e per il Natale? Per la vigilia generalmente noi non facciamo niente. Non abbiamo mai fatto feste o cene o cose del L'anno genere. scorso abbiamo fatto la cena ed è stata piacevole, spero di poterla ripetere. Sì, l'anno scorso l'abbiamo fatta. Sì, La però. tradizione per il Natale potremmo dire che è quella di andare dai nonni, cioè Sì. dai suoi genitori. Siamo sempre andati da È loro da vero, che io abbia sempre. memoria, quindi è proprio una tradizione, un rito. Cena da passare in casa o fuori? Per me in casa. Comunque per me le feste di, cioè i pranzi di Natale, oppure se uno fa appunto la cena della vigilia, io le farei in casa, Sì, anch'io, sempre tendenzialmente. fatta in casa. Esatto. Vacanze bianco o vacanze con la famiglia? Vacanze. Vacanze No, indipendentemente. però in questo periodo dell'anno, Vacanze con la francamente, sì. famiglia. Ecco, anch'io penso quello. Adorni la casa a voglia, come se non si potesse notare, per esempio, da questo lato, da questa Ci cosa qua mancano dietro. le renne, Oppure poi vedete siamo a anche questo posto. pendaglietto preso dalla Lidl, tra l'altro questo invece l'avevamo fatto noi a mano. Sì. Sono dei legnetti raccolti semplicemente nel bosco, che non so se si veda bene tutto, anzi penso di no, con delle palline che abbiamo attaccato e praticamente formano la forma di un alberello, diciamo. Quindi adorniamo la casa. E se adorni la casa come? In qualsiasi modo. Direi Con tutto che e forse riusciamo a dire con cosa non di più. adorniamo. Esatto, Con palline. striscioni, tranne che Sì. qui, perché era essenziale, praticamente non ci sono di questi striscioni in Esatto, casa. lei Tutto il resto odia, c'è. tantissimo i festoni, ha trasmesso quest'odio anche a me, perché generalmente quando lei odia qualcosa o le piace qualcosa, poi Le anch'io faccio una capa tanta. vado dietro a ruota, non so perché, ha una forte capacità di influenzare le mie Anche tu però, opinioni. perché ora siamo al Luna Park delle luci. Ecco. Esatto, io amo le luci, ecco, una cosa che non può mancare in casa mia sono le luci, assolutamente, forse per me praticamente ci sarebbero luci in ogni angolo remoto della casa, anche in bagno. E outfit natalizio. Comodo, mi tocca di solito servire, lavare i piatti, fare comodo. E nel mio caso dipende da come mi gira. Cioè, se mi gira bene, magari mi vesto meglio, se invece non mi gira bene, mi metto qualcosa di comodo. Sì, No? però cioè, sei sempre molto carina come ti vesti.
Sì, magari nel senso comunque una camicia, ovvio che la metto. Dico, se mi gira bene, mi riferisco magari a un vestito con collan, Ah, calze di questo ok, tipo. sì. Di certo magari non andrei con un maglione del genere, ecco, questa è una cosa molto più casual. Io sì. Poi, la tua canzone di Natale, io ce Perché mi guardi? No, perché tu la odi. io odio, mi Odia dispiace, tutte le odio le canzoni canzoni di natalizie. Natale. Ci sono dei cantanti che io non so perché devono uscire dalla cripta ogni Natale, Tipo Michael però, Bublé. esatto, Una per caso. cui qui passo, zero. La mia canzone di Natale ovviamente è Last Christmas. Un anno avevo fatto anche un video trashissimo in cui facevo vedere, questo video ovviamente era stato fatto solo ad uso personale, in cui facevo vedere tutte le decorazioni che avevo fatto in camera mia, perché ovviamente anche camera mia viene completamente decorata, cioè i mobili, i soprammobili che normalmente ci sono vengono messi da parte, accantonati e vengono messe per l'appunto tutte le cose natalizie. Avevo fatto per l'appunto questo video con Last Christmas in sottofondo, però quella canzone io la... il film di Natale. Ho riscoperto quelli tipo della Disney, Magico Natale di Topolino. Esatto, anch'io direi quelli. In particolar modo non mi viene il nome. È quello là dove c'è praticamente Zio Paperone che fa la parte di Scrooge, quindi il vecchio avaro che viene visitato poi dai tre fantasmi del Natale passato, del Natale presente e dei Natali futuri. Quindi io direi questo. Sì. Se mi vedete guardare di lato per tutto il video è perché sto guardando mia madre attraverso lo schermo. Ok. Poi, a Natale l'atmosfera è magica? Per me sì, anche basta vedere semplicemente tutte le lucine, naturalmente, tutte le decorazioni, appunto questa sensazione di calore che si diffonde. Mi piacerebbe avere il caminetto per avere una sensazione di calore ulteriore. Quindi sì, per me comunque è un'atmosfera magica quando si esce per comprare i regali. Mi piace impacchettare anche i regali. Quest'anno ho riscoperto questa grande Sì, passione. assolutamente. Stiamo per E impacchettare qualsiasi qualsiasi cosa. cosa. Quindi sì, per me l'atmosfera è magica e non credo che a Natale siano tutti più buoni. Cioè, questo genere di luoghi comuni non fanno per me. Ma anche perché sarebbe una cosa molto momentanea per 2 o 3 ore, quindi. Infatti, quindi io non credo molto. L'atmosfera è magica per tutto il resto, no? Sì, è vero. Poi, cosa chiedi a Babbo Natale? La lista. io No, cose dai. Disney. No, vabbè, se devo essere materialista, cose Disney. Se devo essere invece più... come si può dire? Mi viene il termine. Sì, cioè nel senso, in maniera più seria, quindi in maniera goliardica, cose Disney. Se devo invece dire qualcosa in maniera più seria, sarò scontata, ma ovviamente è quello che vorrebbero tutti fondamentalmente, quindi una tranquillità, una stabilità sotto tutti i punti di vista, una condizione comunque di felicità, la salute. Cosa prioritaria, anzi, partiamo proprio da quella, la salute sia per me che ovviamente per tutte le persone a cui tengo, che mi stanno intorno. E quindi sì, la salute in primis. Ecco. Salute e serenità. Tagga chi vuoi e chiunque vuole fare questo tag per me può farlo fondamentalmente, anche perché non l'ho neppure ideato io, quindi lo trovo divertente da guardare, poi siamo proprio a tema. E niente, il tag per l'appunto è finito. Spero che non sia venuto un video troppo lungo. E nulla, vuoi salutare, ma Ciao, ciao a tutti, auguri. auguri, un po' in anticipo, buone feste e niente, ciao. Ciao!